Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale della Storm. Oggi siamo qui con il nostro grande amico Cesare che ha fatto un discreto risultato all'OTS di Rimini. Dinomorfia. Con ovviamente esatto Dinomorfia, lui che gioca tanti bei mazzi rogue che piacciono a molte che fanno persone. Che fanno... Prima domanda, quanti dadi hai vinto? In realtà meno della metà. Quindi due dadi su tre. Due su cinque. Molto bene, bene. Bene, come è andato in generale? Ma allora, primo turno mi sono beccato un saluto a Bianchi, ma Dolce, che ci affrontiamo ai local ormai da tipo 4 mesi, okay. E se non ho memoria su metà, io ho vinto dado. E secondo turno, cosa avevo beccato? Già, la memoria comincia a fare i pochetti sui scherzi. Secondo turno avevo beccato Sprite Fury, e lì ho vinto il dado, okay. E secondo partito ho visto due Evelyn, quindi okay. Non vale come partita. Okay. Terza partita ho visto Flu che mi ha aperto una mano incastrata che la metà bastava, e quindi io ho perso entrambe le volte Sprite continua di prima mano. Quarto turno ho beccato Rescue Ace Simple Spoil, sì. Buon matchup se non fosse che giocava Super Poli, fortunatamente non me l'ha tirata. Okay. E quinto turno il nostro grande amico Jacques. Che è puro, che ha... A entrambi serviva la qualifica, quindi ce ne poteva essere solo uno. Ha fatto due volte 6 gol dado, lì era felice, poi mi ha fatto normal jet synchro, è andato un pochetto meno felice. Aia. Però le partite le ho vinte non soltanto per la sfiga di Jacques. Va bene, possiamo iniziare a guardare la profile allora. Come no, partiamo. E questo è un mazzo molto interessante. Prego, andiamo col main. Allora, partiamo con la carta più bella, la Swipe anche, 3 pair di Perizia, certo. Norma Special Setta, 3 pair di Diplos, sì. Norma Special fa Foolish. Unico motivo per cui ne giochiamo 3 è perché attualmente non ci sono altri nomi di Dinomorfia, dopo okay, okay, due. Quindi gli unici due Dinomorfia di main. Esatto, sono okay. Scattolo loro due, quando vengono spaccati lei riporta lui, lui riporta lei. Poi abbiamo una cartina, un po' forte. Oggi ne ho tirati 0 però. Oggi ne ho tirati 0. Zero l'ho tirati, e però se lo tiravo vincevo per forza. Se lo tiri vince quello. Ma quindi a fine partita c'è lì che finiscono i vostri? Io un sacco di volte ho vinto con il suo effetto di burn damage. L'avversario è rimasto a 500, c'è link 1, c'è link 2, ti faccio 500 e piace. Questi sono i mostri di main. Vabbè, misto. Ho visto anche un'altra cartina. E poi abbiamo le entrap del mazzo, che sono 3 shifter okay. E 3 ash. Okay. Vabbè, questa è forte. Vabbè, si spiega da sole, questa direi che è abbastanza. Tutte le trappole di Dinomorfia, tutti gli effetti di Dinomorfia partono anche sotto shifter, quindi perché non giocarlo? Vabbè, esatto. Poi passiamo al reparto spell, che è fornitissimo. Fornitissimo. 3 fossil D, basta. Ci sta. L'unico compito di questo è dare misto. Esatto, esatto. Che e però adesso... può dare anche i Dinomorfia. Esatto, sì, sì, ad Atenizia di solito, però Mistosaur è sempre il best target. Chiaramente. Adesso veniamo un pochetto invece sostanzioso a... reparto trappole. Sì. 27. Quindi, abbiamo... Vai. 3 frenzy. Fa fusione. Fusione, uno da deck, uno da extra deck, ci permette di portare direttamente all'extern. Certo. Quindi questa è quella che vogliamo sempre vedere. Eh Silvio, esatto, Silvio conosce bene questo mazzo. 2 dominio. Quella che invece ci fa passare prima da Kentrechina perché utilizza mano terreno deck. Ok. Allora, siamo tornati qui dopo la pausa, eliminazione memoria nel cellulare. L'unico allora, stavamo dicendo di questa? Ne giochiamo soltanto 2, più certo. Che altro stiamo giocando 3 perché giochiamo shifter di main. Se questa risolve sotto shifter, ci fa Kentrechina che è uno 0, succhiamo le palle. Quindi non possiamo copiarla, non possiamo fare nient'altro. Comunque, la branded fuse, dicevamo, la branded fusion del mazzo. Esatto. Mano, ma tutte le trappole normali di Dinomorfia hanno anche un effetto secondario, con Once per turn, quando l'avversario attiva carta effetto mentre siamo 2 meno life points, e per il resto del turno non prendiamo danno. Ok, e infatti è per quello, perché comunque pagando metà, c'è comunque la controindicazione, c'è comunque la salvezza che entrambe non credo trappole. Di aver mai perso in tutte le partite che ho fatto di burn damage di da nessuno. Ci sta. Poi proseguiamo, abbiamo... Comincia qua il secondo archetipo, che è l'archetipo dei nonni, okay. Cioè di tutte le countertrap. Sono... Chiaramente col tappetino del nonno non potevamo non giocare i nonni. 3 intatta Dinomorfia. Ok, questa... Negate di effetto di mostro. Ok. Devi controllare carta Dinomorfia, sì? Quindi è utile per... Solo mostro? No, carta, devi... è solo effetto di mostro, sì. Ok, devi okay, controllare okay. carta allora, strike, Dinomorfia okay, per attivarla. Sì. E è forte perché tu attivi spell per fare fusione, l'avversario ti fa ash. E tu gli puoi fare questo perché stai controllando una carta esattamente. Di Dinomorfia. In più ha anche un secondo effetto che le persone non si ricordano mai, ma io lo spiego ogni volta. Per il resto del turno, dopo che questa carta si è risolta, tutto il danno da battaglia che ci fanno e ci dimezzi le points anziché fare altro, quindi siamo 8. Ti continua, esatto, ti tiene vivo. Tempai Dragon non ci farà un cazzo quando uscirà. Danno da battaglia, quindi danno da battaglia. Da effetto invece da effetto no, okay. Però tutte le counter trap hanno anche l'effetto che quando stiamo per prendere danno da battaglia si bannano di condizione da cimitero e non prendi il danno da quella battaglia. No, da quella battaglia ci sta. Poi abbiamo altri nonni. Monosonico, mega spell trap. Ah, okay. E ci deve spaccare un mostro di Dinomorfia. Si gioca monoper perché comunque è settabile di perizia. Sì. E ci abbiamo altri nei di spell trap. Quindi non ha paura di match? No, di solito no. Anche perché adesso arriva il motivo per cui non abbiamo paura di match. Allora abbiamo. Che la diciamo a fare? Tre nonni. Vabbè, giustamente. Archetipo.
tre nonni reskin. Questa carta, questa, ragazzi, questa la chiamiamo grande dinomorfe. Questa fa i buchi nei questa muri. Questa, molti non la sanno, ma quando è un judgment. Esatto, ma più forte, perché quando una carta viene attivata sul carta o effetto di mostro viene attivata sul terreno, noi flippiamo Iron Thunder e non solo neghiamo l'effetto, ma spacchiamo tutta la colonna dell'effetto in cui si è attivata la colonna. Si può, è opzionale, giusto? Esatto, okay. Però la cosa forte è che se l'avversario gioca male, setta una spell, attiva, fa un mostro nella stessa colonna, noi attiviamo Iron tipo Thunder, strega, tipo strega, spacchiamo tutto nella stessa colonna e quindi vinciamo la partita. Un po' perché avete magari una giocata. Assolutamente sì, difatti più volte ci ho vinto contro Osdi, Kai, Rescue Ace, Reprodocus, dietro c'aveva Irante, effetto Irante, spacco tutta la colonna. Ci sta. Spacca anche le tue però. Sì, però i nostri mostri dinomorfi quando vengono spaccati triggerano. Esatto. E poi abbiamo due nonni un pochetto più scarsi, ma sempre che comunque forti, che fanno il loro sporco lavoro. Su Ash è forte. Sono sempre forti, infatti vengono messi principalmente per Ash, ma anche per le special tipo di strega. Poi abbiamo un set di trappole monopea che sono, okay, allerta dinomorfia e brutto dinomorfia. Cosa fa e cosa fa? Allora, allerta dinomorfia dice: fai Monster Reborn di mostri dinomorfia al cimitero fino a un totale di livello 8, senza, okay, targettare. Okay. Per il resto del turno, se locato in dinomorfia, quei mostri non possono attaccare per il resto del turno. Va bene. È terribilmente forte perché Rexar ha un livello 8, ci auto Rexar con Super Poli, non è un problema. Esatto. Flippiamo allerta. Esatto, e siamo poi che la vedremo. Brutto dinomorfia, lo so. E su risoluzione fa DP, quindi spacca un nostro mostro dinomorfo e una carta d'avversario senza targettare. Senza targettare. Queste due carte sono necessarie insieme ai nonni, prima c'è tipo Stan, Runic Stan, certo, il certo, nostro certo. Silvio ha un local, se ne è reso conto che è brutto dinomorfo, accoppiato con Kentreghina, fa i buchi nei muri. Ah, ma Silvio l'ha studiato sto matto. Infine abbiamo Tre Fiamme del Fueto, carta questa me la senso. Ricordo, questa me la ricordo. Questa carta letteralmente spiega per bene perché... Allora, quando l'avversario ha l'attacco totale dei mostri che controlla, che è pari o superiore a quelle points, che quindi sempre, noi l'attiviamo. E lui è costretto a rimescolarsi dal terreno nel mazzo mostri, fin tanto che l'attacco totale dei mostri che controlla non è pari o inferiore ai nostri points. È terribilmente forte perché una delle carte, delle combo più standard, magari siamo a 1000, l'avversario c'ha dei 500, oppure dei 900, Chaining 1 Rexterm, Chaining 2 Ferret Flames, abbiamo già pagato 500 left points di costo. Perché esatto, è il costo. Quindi lui rimescola tutto, lui e poi rimescola tutto. Rexterm. Sì, rimescola senza targettare. Costringe l'avversario. È l'avversario, giusto. Una volta è capitato contro Red Raptor, anche tre mostri, le torri, per esempio. Esatto, tre mostri belli. Le torri, giusto. Dopo aver liberato un altro po' di spazio, questa. Abbiamo una trappola, allora, molto spicy. Traptrack è il cugino venuto fuori male, sì, di Traptrick. Spacchi un po' mostro, setti una trappola normale e la possiamo attivare, però possiamo attivare soltanto solo una trappola come Traptrick. Certo. La cosa però terribilmente forte è che tutti i dinomorfi triggerano quando vengono spaccati. In più c'è utile perché comunque in questi rechaff, in questi periodi c'è, sì, Moonlit, Veiler, quando ci fanno Moonlit su Rexterm, noi attiviamo Traptrack, spacchiamo Rexterm, ci settiamo allerta, con Rexterm rebordiamo un pezzo e poi rebordiamo Rexterm. Quindi è come essere capo. Okay. Adesso andiamo a vedere il reparto extra deck e partiamo appunto con il signore indiscusso di sto mazzo. La mina mistica del mazzo. Tre Rexterm. Allora, Rexterm dice: l'avversario non può attivare effetti di mostro sul terreno fin tanto che l'attacco dei suoi mostri, cioè non può attivare effetti di mostri con attacco pari o superiore ai miei points attuali. Quindi sempre. Sempre. Quick effect. Gaggi le points di costo, in risoluzione l'attacco attuale di tutti i mostri che controlla l'avversario diventa pari alle points attuali. Giusto. E la cosa forte è che essendo un effetto che cambia l'attacco è attivabile anche in damage. Quindi l'avversario, certo, esempio stupido, si gioca Ghost Ogre, col cazzo come la fai perché ti attiva l'effetto in damage. Certo. E quando viene distrutto in qualunque maniera, ci reborna un dinomorfo di livello 6 o meno dal cimitero senza targettare. Certo. Poi abbiamo l'altra forza. Tre Kentreghina. Certo. 4000-0, non è mai 4000, se sei a 4000 sei perso. Sì. Prende meno attacco pari ai nostri points attuali. Quick effect, soltanto durante il main, banniamo una trappola normale di dinomorfia dal cimitero di costo, sì, e paghiamo metà life point, sì, copiamo l'effetto della trappola non viene attivata. Mi ricordavo bene. La cosa terribilmente forte è che se noi per esempio copiamo Frenzy con Kentreghina, essendo, sì, esattamente come Verte, un effetto che copia, l'avversario non ce la può sciare. Eh certo, certo, come Fusion Duplication, esatto, di Brand. E quando viene distrutta ci reborna un livello 4 o meno dinomorfia dal cimitero senza targettare, la cosa bella è che nessuno targetta, sì, quindi anche i visti a 6-2 target non fanno un cazzo. E poi abbiamo Trest e Bergia. Ok, questa cosa Fusion Fodder non fanno assolutamente niente. Ha un effetto in campo che ci permette di fare burn damage e non ci fa pagare i costi dei left points per le trappole di dinomorfia, okay, o perlomeno li fa pagare l'avversario. Ok. Il problema è un altro. È mai entrata in gioco? Assolutamente no. L'ho fatta una sola volta
la prima volta che ho giocato il mazzo. Domanda, i Prosperity non ci hai pensato? No, Prosperity non l'abbiamo messo per un semplice fatto che se anche tu ti vai a bannare due di questi, magari una di queste e quant'altro, vai a finire nella situazione a grind, perché il mazzo vuole andare solo a grind, in cui non hai più modi per risolvere frenzy, perché non hai più mostri, perché non hai più mostri, okay. Perché utilizzi di continuo, utilizzi di continuo, utilizzi di continuo. Okay. E una volta giocavo due duality, ma adesso c'è un motivo nell'extra per cui non gioco più duality di me. Arriva adesso il motivo. Esatto. Facciamo vedere. Allora, il primo, ecco il motivo. Beh. Il nostro grande Typhon. Allora, è la carta più forte del mazzo Going Second. Letteralmente noi facciamo Norma Terizia, settiamo una trappola, facciamo Typhon, l'avversario è costretto a tirarci dall'interrato. Certo. Mi ha vinto un sacco di game, e aggiunta più bella che avrei potuto fare. Poi solo, quindi. Poi passiamo a Laggia, Dolka. Vabbè, siamo un mazzo e Tornado Dragon. Questa è da un po' che non si vede bene. Allora, il discorso è molto semplice. Vabbè, Dolka e Laggia, dove ci sono due dinosauri di livello 4, si fanno. E sono sempre forti a grind, vincono tutte le partite. Tornado Dragon è assolutamente troppo forte in alcuni matchup, tipo stun, sì. Tipo antimeta. Sì. È molto forte anche se riesce a farlo a grind contro Voiceless, perché comunque le sue spell poi non possono. Le spell continue non si attivano. Giusto. E salva i game. Salva i game, soprattutto anche quando magari ti trovi contro un Labyrinth, che è un matchup molto negativo, però. Sì. Si riesce comunque a giocare. Vedo altre due carte nelle... E altre due carte. Allora, qui andiamo con lo Spice. Allora, questa la conosco. Sai che il Punisher in questo mazzo è rotto? Ricordiamoci, la nostra media di life points sono 250, l'avversario è 8000. È un livello 11, Rexxam c'è scritto che è un livello 8 fino a prova contraria, certo. Ash Blossom è un livello 3, certo. 8 più 3 fa 11, ci noi sono facciamo... I casi. Te l'ho vista tirare, te l'ho vista tirare, quindi... Facciamo un mostro immune che è un 15.000 e ogni turno si pompa di 7.000, e picchia. E picchia. E lui? Ultimate Falcon, l'abbiamo messo, è stata un'aggiunta di questo, torneo, per un semplice fatto che ovviamente noi... Essendo un mazzo trappola, risentiamo tanto di quello che sono Lightning Storm e Feather Duster, e quindi è il target di Awaken the Dragon, ma noi Awaken the Dragon lo giochiamo in una maniera molto spicy. Però, che adesso giustamente, questo qui da 3.500, quello da 4.000 non ce l'abbiamo? Quello da 4.000 non ce l'abbiamo, però questo ha un effetto in più, perché questo depompa ogni end phase i mostri dell'avversario di 1.000, e in più se l'avversario non controlla mostri fa burn damage. Può avere senso. E adesso passiamo al side. Adesso passiamo alla side. Sì. Abbiamo visto già una cartina un po' forte. Side, vabbè, contro il combo. 3 drop. Sa mai, sì. Contro Labyrinth, volendo meno mazzi anche come contro Snake Eye. Esatto. Ghost. Mi sembra forte. Due Cosmic Cyclone, perché non si sa mai contro Runic. Anche Fire King. Fire King. In campo, certo. Moro Waking the Dragon. Eccola. Perché giustamente Trap-Track la può portare. Trap-Track la può Se portare. Ci stanno per fare Lightning Storm, noi non abbiamo un Judgment, facciamo Trap-Track sul nostro mostro, settiamo Waking the Dragon, ce la spaccano, portiamo Ultimate Falcon, sì. E l'avversario, o anche Rexxer, perché ricordiamoci, esatto, possiamo portare anche Rexxer. Il fatto è che l'avversario si ritrova a dover outare questo più Rexxer. Quindi God avessi, dove va? Se tu avessi spazio per carte tipo Exterio, cose così. Allora, c'è attualmente uno slot. Quindi il discorso è che ho provato con Ultimate Falcon, proverò con Exterio, proverò con qualcos'altro. Anche il guerriero da un altro pianeta. Guerriero da un altro pianeta dipende comunque. Dobbiamo chiudere soltanto di lui. Non può farlo neanche lui, però. C'hai 3-4 Jasmine settati e metti quella lì. Lo so, però devi avere 3-4 Jasmine. Se hai 3-4 Jasmine, ti datemi che Trap-Track per fare questo non lo fai. Certo. Quindi, poi passiamo al reparto trappole. Sono gratis spell. Certo. Ragazzi, vabbè, carta troppo forte. L'ho tirato una volta oggi, ci ho vinto. Dominate perché? Trivel di mezzo. Anche questo, ragazzi, carte con i second. Ne vedi una, già è forte. Ne vedi due, bestemmina madonna. Cioè, sei forte, ne vedi tre, bestemmina madonna. Vabbè, qualche ringraziamento? Ma ringraziamento particolare, vabbè, a tutti i ragazzi con cui testo il martedì e il giovedì. Comunque, mi danno sempre un sacco di insight. Per il resto... Ci vediamo, se volete. Ci vediamo a Berlino. È un mazzo, esatto, un mazzo budget a 30 euro, quindi montatevelo, ragazzi, non fa cazzo. Ed è molto forte la Tempai Dragon, vedrete poi successivamente perché. Va benissimo, noi ti ringraziamo per questa profile che ci hai fatto fare. Salutiamo uno dei giocatori più innovativi. Infatti lui è un gran fan di Oggi non ci siamo mancati, però. È un gran fan di Nomorphine. Ha perso il battito l'ultima volta che sono arrivato. È fortissimo. E niente, noi ci vediamo alla prossima profile, ringraziamo ancora il buon Cesare per Grazie a voi, ragazzi. Per la lista. Alla prossima. Alla prossima.